Purtroppo loro sono amici di YouTube. Benvenuti alla casa del benzinero. Voglio subito iniziare dandovi un'informazione. Stasera, ore 9:30, sono in live nel canale di Lino il Milanista. Parleremo di Donnarumma. Parleremo di Mino Raiola, parleremo di calciomercato, di Çalhanoğlu, De Paul, Berardi, di tantissime cose. Ore 21:30 sul canale di Lino il Milanista. Raga, che peccato, veramente che peccato per le ragazze del Milan. Sconfitta nella finale di Coppa Italia contro la Roma ai calci di rigore. Spiace davvero tanto, ma ringrazio di cuore comunque le nostre donne per tutto quello che hanno fatto in questa stagione. Hanno onorato la maglia del Milan, hanno sudato sul campo, hanno conquistato un secondo posto che ha portato anche il Milan femminile in Champions League. Era, penso che non era mai successo che c'era il Milan in Champions, penso è perché non sono informatissimo sul Milan femminile. Comunque era da anni che il Milan non andava in Champions con le ragazze, quindi sempre con le ragazze e con gli uomini. Peccato sarebbe stata la ciliegina sulla torta e invece la Roma ci ha battuto ai rigori. Nulla, brave lo stesso ragazze, ci si rifarà l'anno prossimo dalle sconfitte. Ci sono le risalite, si cresce, si diventa ancora più forti e ambiziosi perché bisogna vincere qualcosa l'anno prossimo anche col femminile. Detto questo, chi è il procuratore di De Paul, svelato l'arcano, perché anche io, ragazzi, come tanti altri, nelle vostre risposte mi è capitato ancora di dire: cazzo, sì, io voglio De Paul perché a me mi piace tantissimo, aumenta i miei desideri, proprio è un giocatore che vorrei immediatamente al Milan. Però vi rispondevo anche: cavoli, però è di Mino Raiola. Sbagliando. Il solo pensiero che Mino Raiola portasse dei suoi giocatori ancora nel mio Milan mi faceva rabbrividire. Io voglio deraiolizzare il Milan il prima possibile perché non ne posso più di quella persona, di quel procuratore che non fa il bene dei giocatori. Invece, Rodrigo De Paul è assistito da Jimenez. E Mino Raiola si occupa solamente del mercato estero. Voi mi dite, ottimo, sono davvero contento, levato le balle. No, Jimenez è il primo procuratore e va benissimo. Ma mettiamo che fra 2 o 3 anni arriva una grande offerta dall'estero. Raiola va, gli rompe le balle a De Paul. Guarda che là ti danno 8 milioni. È vero, l'ultima parola ce l'ha De Paul con Jimenez. Però il tarlo nelle orecchie, ma detto questo, io comunque mi sento più tranquillo che non è completamente di Raiola. Magari se poi viene al Milan, gli ci si parla un po' su, gli si dice: guarda, De Paul, staccati da quell'uomo lì che noi a Milano siamo più contenti. È un giocatore che segna, è un giocatore che fa assist. Io se arrivassi al Milan sparo i mortaretti qua direttamente in casa benzinero perché secondo me è il sostituto ideale di Çalhanoğlu perché comunque è un giocatore che fa assist ma che fa anche la fase difensiva. Ho sentito nomi come il Papu Gomez, bellissimo bailare con il Papu, però poi la fase difensiva non è che la fa come la fa. Certo, sarebbe un ottimo acquisto per la fase offensiva, ma la fase difensiva come la faceva Çalhanoğlu, perché gli si può dire tutto, ma è un giocatore che torna, aiuta la difesa, centrocampo. Rodrigo De Paul la fa. Quindi, secondo me è un giocatore, cioè se prendiamo De Paul al posto di Çalhanoğlu, aumentiamo secondo il livello della nostra squadra perché è più forte di Çalhanoğlu. Raga, più bello di così, se questi ci vogliono comunque 40 milioni, qualcuno dice 25 più AUG, io AUG non lo venderei mai, io ve lo dico,
Non sarei pienamente felice se per arrivare a De Paul io devo fare il sacrificio di Ago. Vedremo in settimana come andrà avanti questa trattativa, come tante altre trattative che il Milan sta imbastendo. Raga, vi predico calma, predico calma, non voglio vedere già gente che si incazza, non abbiamo preso qua. È appena iniziato il calciomercato. Per non farsi spennare ci vuole il suo tempo, la sua calma, ragionare, vedere, colpire. Quindi raga, sempre forza Milan, piena fiducia in Paolo Maldini e Massara, piena fiducia in Milan e solo alla fine del mercato si tireranno le somme. Sempre forza Milan, iscrivetevi al canale, commentate, like per il benzinero e ci vediamo domani via i mercenari dal Milan.